Negli ultimi 5 video che ho caricato qui sul canale si è parlato molto di attrezzatura, vi ho mostrato vari prodotti che mi sono stati inviati da varie aziende e qualche giorno fa ho avuto l'ennesimo botta e risposta con l'ennesimo follower che si è lamentato dei miei spot pubblicitari. Non vi metto gli screenshot perché non ce l'ho con quella persona, questo non è un video di risposta a quella persona e non mi interessa quella conversazione in particolare che devo ammettere è stata anche educata, a differenza di altre che ho avuto in passato. Voglio fare un discorso generale rivolto a tutti coloro che negli anni si sono lamentati e che continuano tuttora a lamentarsi quando gli vengono presentati dei prodotti nei video. Questa è una cosa che, ve lo confesso, è più forte di me, mi fa incazzare non poco, sia perché bisogna essere veramente dei romp***i, e scusate il francesismo, per lamentarsi di un qualcosa che uno è gratis e due nessuno ti obbliga a guardare, sia perché andare da un creator come me o come altri che conosco a cui è successo a lamentarsi, a dargli del venduto, a dargli addirittura del truffatore, perché è capitato anche questo, significa essere degli ipocriti, significa essere degli ignoranti. E se c'è una cosa che io detesto è l'ignoranza. In particolare quel tipo di ignoranza arrogante di chi non sa una mazza e vuole parlare lo stesso e pretende anche di avere ragione. Allora vi dico questo, se non vi stanno bene gli spot pubblicitari, se proprio non riuscite a tollerare che il 30% della mia produzione, perché questo dicono i numeri negli ultimi 2 anni, non il 90%, il 30% della mia produzione sia dedicato alla presentazione di prodotti, alla pubblicità di prodotti, chiamiamola anche così, mi sta bene, significa che non avete poi così tanto a cuore le sorti di questo canale e che non avete idea di cosa significhi, ma proprio a livello pratico, portare avanti un progetto di una certa complessità. Se ce l'aveste, questa idea, vi comportereste nella maniera esattamente opposta, cioè sareste contenti di vedere della pubblicità su questo come su altri canali che seguite. Ragà, io non ho voglia di incazzarmi, lo sapete, e men che meno ho voglia di essere scortese con voi. Quindi fatemi un piacere, se siete contro la pubblicità, smettetela di seguirmi e smettetela di sottopormi le vostre opinioni. Che beneficio può portarvi seguire una persona che non vi piace? Quanto vale l'opinione di uno che non ha capito niente? E quale utilità posso trarre io da quell'opinione? Nessuna. Quindi di nuovo, se siete contro la pubblicità, non mi seguite e non commentate. Lasciate però a questo punto che io mi sfoghi un attimo e mi pizzicate proprio nel momento adatto, perché vengo da un'estate passata a farmi un mazzo tanto per l'ennesima volta per questo canale. Io sono su YouTube dal 2011, fatevi due conti. Il mio è uno dei canali più longevi in Italia per quanto riguarda alcuni tipi di tematiche outdoor. In tutti questi anni non ho fatto nulla di diverso dal farmi un mazzo come una casa per alzare sempre di più l'asticella, per aumentare sempre di più la qualità delle riprese, per farvi vedere posti nuovi, sempre più belli, per incrementare le mie capacità tecniche in modo da trasmettervi nozioni utili, per incrementare le mie capacità comunicative in modo da rendere i video sempre più chiari, sempre più fruibili. Se prendete i video di oggi di certe persone e li confrontate con altri video di quelle persone risalenti a 2 anni fa, 3 anni fa, 5 anni fa, vedrete che sono sempre uguali. Se prendete i miei video di oggi e li confrontate con quelli girati solamente un paio di anni fa, vedrete che c'è una bella differenza. Ditemi quanti altri tra quelli che seguite si sono impegnati in un percorso di questo tipo, orientato al miglioramento continuo. Non ho mai fatto grandi numeri, a differenza di altri, eppure me ne sono sempre sbattuto, sono sempre andato avanti come un treno. Fossero questi i problemi della vita, sapeste le porte in faccia che ho preso io nella mia vita, eppure non mi sono mai arreso, sono sempre andato avanti. Voi non avete idea dei sacrifici che ho fatto per questo canale. Ci sono stati momenti della mia vita in cui questo canale è venuto prima di ogni altra cosa. Prima della mia ragazza, prima dei miei amici, prima del mio riposo, prima delle mie vacanze. Non mi pento di nulla, sono sempre andato avanti, col sorriso, divertendomi, perché è questo che fai quando hai un progetto che ami profondamente con tutto te stesso. Quello che alcune persone ancora non hanno capito è che dietro ai video, che loro guardano giustamente a gratis, e che alle volte si permettono di criticare con molta facilità, con molta superficialità, c'è un lavoro che non finisce più, c'è la passione e il sacrificio di un altro essere umano, proprio come loro. Gestire un canale YouTube in maniera professionale richiede tempo
e soldi. E siccome io, a differenza di quello che vanno scrivendo i leoni da tastiera che non sanno un c***o, non ci guadagno un c***o, questi soldi e questo tempo devo metterceli di tasca mia. Quando c'è da mettere il gasolio alla macchina per raggiungere un posto nuovo che non avete mai visto, i soldi non li vado a chiedere a loro. Quando c'è da spendere migliaia di euro in attrezzatura fotografica, i soldi non li vado a chiedere a loro. È vero, sono stato aiutato da tanti ragazzi in gamba ad acquistare la fotocamera nuova, ma resta il fatto che la maggioranza dei soldi ce l'ho messi io, di tasca mia, risparmiando per anni. E sapete come ho fatto a risparmiare? Ho rinunciato ad altre mille cose. Quindi, se lor signori mi consentono, se fossero così gentili, io proverei molto umilmente a rientrare di parte delle spese che sostengo, o quantomeno ad evitare di sostenerne alcune. E come faccio? Andando a rubare? Perché qui c'è gente che si indigna pesantemente. Sembra che i creator adesso siano diventati dei ladri che vi vengono a infilare le dita nel portafoglio. Assolutamente no, lo faccio con varie modalità, tutte perfettamente lecite. Tra queste modalità c'è quella di accettare prodotti gratuitamente da alcune aziende, prodotti che a me servono e che in questo modo evito di acquistare di tasca mia. Vogliono un video in cambio? Giustamente gli faccio il video, ma stiamo parlando, ripeto, del 30% della mia produzione. Il restante 70% è dedicato a intrattenimento e a divulgazione su tutto quello che riguarda la vita all'aria aperta. Ed è così da 13 anni. Migliaia di persone hanno passato una mezz'oretta di pace e di serenità o hanno imparato qualcosa guardando i miei video. E non lo dico io, lo dicono quelle persone, lo scrivono nero su bianco. Oltretutto stiamo parlando di prodotti, quelli che scelgo di pubblicizzare nei miei video, che sono prodotti di ottima qualità, il top di gamma nella maggior parte dei casi. Stiamo parlando di prodotti che hanno sempre un'attinenza con le tematiche che io tratto qui sul canale e che quindi possono interessare al mio pubblico. Perché forse non è chiaro che qui mi viene offerto di tutto e di più. Le mail mi arrivano a botte di 3 o 4 a settimana, rifiuto il 90% della merce che mi viene offerta. Questa è la situazione, gente. Se a certe persone non sta bene la pubblicità, si levino di torno e amici come prima. Dopo però questi signori non devono fare i pagliacci, mi devono fare la cortesia di essere coerenti col loro pensiero, di disinstallare l'applicazione di YouTube dal loro cellulare e di non utilizzarlo più, perché nel momento stesso in cui loro entrano su YouTube gli viene proposta della pubblicità. E sapete perché? Perché YouTube è una piattaforma enorme, con costi esorbitanti e senza la pubblicità chiuderebbe i battenti domani mattina. Se sono contro la pubblicità, smettessero di utilizzare i social. Perché sono ancora qui a rompere le scatole, oltretutto a chi si fa il mazzo, senza fare del male a nessuno, ma anzi facendo del bene al prossimo? Iniziamo ad informarci, iniziamo ad uscire dal mondo dei sogni dove è tutto gratis e a capire come funziona il mondo reale. Iniziamo ad avere rispetto per il lavoro degli altri, per i loro progetti, per i loro sacrifici. Iniziamo a tenere per noi le critiche che non hanno alcun senso, le opinioni non informate. Che dite, sarà il caso? Ragazzi, spero che mi perdonerete per il tono alterato di questo video, ma a volte è necessario tirare fuori certi tipi di emozioni. Tra una settimana si riparte, state con me perché ho un sacco di roba da mostrarvi. Seguitemi su Instagram, il link è qui sotto in descrizione, perché lì trovate già alcuni resoconti fotografici di quest'estate. Vi ringrazio per avermi ascoltato in questo sfogo, vi abbraccio e ci vediamo presto.